Torri Biosanosco che ci è stato messo a disposizione da Carlo e dalla moglie. E buonasera a tutti quelli che ci seguono via web o in modi o su supporti diversi, comunque che ci vedono in differita. Iniziamo questa serie, questo ciclo di incontri sull'Hobbit. È una proposta che fa seguito ad altre serie di conferenze degli anni precedenti, e quest'anno la scelta è caduta su quest'opera di Tolkien, un po' per preparare l'evento dell'uscita del film, che sarà a dicembre 2012, se non ci sono controindicazioni, no? Questa è confermata, questa è... Peter Jackson della regia ci dice che è tutto confermato, e è già uscito il trailer tarocco e poi il trailer vero, l'abbiamo visto, apprezzato, e quindi niente, cominciamo a immergerci in questo mondo che ci appassiona, partendo da un personaggio particolare, controverso, non così, forse neanche così conosciuto, ecco, rispetto agli altri personaggi dell'Hobbit, che è il nano Thorin. Con una parola sul titolo di questa serata, Bilbo racconta, abbiamo voluto, diciamo, sentieri tolkieniani che organizza questa serie di incontri, ha voluto questo titolo proprio per dare l'idea di questa convivialità, c'è una chiacchierata tra amici, Bilbo che in realtà scrive, ma poi racconta la sua andata, il suo ritorno, la sua ricerca del tesoro, a quelli che gli stanno più vicini, no? gli amici. E questo è un po' lo spirito che anima questi nostri incontri, no? Non sono conferenze nel senso stretto della parola, ma appunto una chiacchierata tra amici. L'ambiente poi ci ricorda anche un pochino quello che era il circolo degli Inklings, quindi Tolkien e i suoi amici che si trovavano in un pub a bere birra, a fumare la pipa, adesso fumare all'interno non si può più, ma visto che qualcuno ne ha approfittato del cortile, e per parlare di letteratura, di fantastico, dei personaggi che hanno animato la letteratura di quegli anni. Ho finito di cianciare, entriamo subito nel vivo della serata, che si articolerà in questo modo. Ci saranno i nostri due relatori, in realtà giochiamo in casa perché sono due soci dell'associazione, sono Elisabetta Spinelli e Manuel Marras, si alterneranno nella lettura di alcuni brani dell'Hobbit inerenti appunto al personaggio di Thorin e nel commento della stessa lettura. Sono quattro i brani, mi pare, no? E poi al termine dei quali sarà possibile interagire con domande e confronto. Siamo qui, diciamo, quasi in famiglia. Quindi cominciamo. Comincia Elisabetta. Il primo brano che abbiamo scelto è dal primo capitolo, siamo proprio alle prime pagine. Gandalf è già riuscito a far entrare quasi tutti i nani a casa di Bilbo. Mancano più solo gli ultimi quattro. E Bilbo si è ritrovato tutta questa compagnia anche un po' chiassosa che si comporta come se fosse a casa sua e gli sta mangiando tutte le scorte della sua dispensa, e indaffarato nel cercare di mettere a proprio agio i suoi ospiti sente di nuovo bussare alla porta, quindi corre ad aprire. Allora, una grossa caffettiera era stata appena posata a terra. I pan di spagna erano spariti e i nani cominciavano a fare un giro di brioche imburrate. Quando si sentì bussare forte, non uno squillo, ma un duro boom boom sulla porta verde dell'Hobbit. Qualcuno batteva violentemente con un bastone. Bilbo corse per il corridoio arrabbiatissimo, completamente sconcertato e sconvolto. Questo era il peggiore mercoledì di tutta la sua vita. Aprì la porta con uno strattone e caddero tutti dentro, uno sopra l'altro. Altri nani, altri quattro, e dietro c'era Gandalf, che stava appoggiato al bastone e rideva. Aveva fatto una bella ammaccatura sulla porta, e tra parentesi aveva cancellato il segno segreto che vi aveva messo il mattino precedente. «Attento, attento», disse, «non è da te far aspettare gli amici sullo zerbino, Bilbo, e poi aprire la porta come un fulmine. Permettimi di presentarti Bifur, Bofur, Bombur e specialmente Thorin».
Al vostro servizio, dissero Bifur, Bofur e Bombur, stando in fila. Poi appesero due cappucci gialli e uno verde pallido, e anche uno azzurro cielo con una lunga nappa d'argento. Quest'ultimo apparteneva a Thorin, un nano estremamente importante, non altri, anzi, che il grande Thorin Scudo di Quercia, in persona, che non era stato contento per niente di cadere disteso sullo zerbino di Bilbo, con Bifur, Bofur e Bombur sopra di lui. Tra l'altro Bombur era enormemente grasso e pesante. Thorin in realtà era molto altero, e la parola servizio non riuscì affatto di bocca. Ma il povero signor Baggins si scusò tante di quelle volte che alla fine egli grugnì un per favore non importa e spionò il suo cipiglio. Adesso ci siamo tutti, disse Gandalf, osservando la fila di 13 cappucci, i migliori cappucci staccabili, quelli della festa, e il proprio cappello che pendevano dall'attaccapanni. Una bella compagnia davvero. Spero che ci sia ancora qualcosa da mangiare per interrompere. Che cosa ci sarà? Del tè? No, grazie tante. Per me un goccio di vino rosso, direi. E anche per me, disse Thorin. Allora, abbiamo scelto questo momento perché ovviamente è il primo istante in cui compare Thorin all'interno della storia, della nostra storia, quantomeno. E, vabbè, poi sarebbe interessantissimo notare tutti i modi e lo stile che usa Tolkien nello Hobbit, magari per anche confrontarlo con il Signore degli Anelli, ma è un lavorone che magari lasceremo per persone più esperte di noi in un'altra conferenza. Allora, sicuramente ci sono alcune cose da far notare. Questa festa inattesa, inaspettata, che si ritrova in casa Bilbo, fatta da 13 nani, che uno dopo l'altro o a coppie che arrivano in casa quando lui si aspettava un unico ospite, lo stregone Gandalf, spiazza il nostro protagonista, che si ritrova indaffarato a servire molto umilmente e con molta spontaneità questi ospiti che si trovano in casa, anche se con un po' di magone, perché ancora altri ospiti, ancora altro pan di Spagna, qua mi svuotano la dispensa, e cetrioli, e sottaceti, e pollo freddo. Sarebbe curioso sapere perché il pan di Spagna in un posto dove la Spagna non esisteva. Vabbè, sarebbe anche interessante scoprire perché poco dopo vi ho citato una locomotiva, eppure no? Comunque, tantissimi le brioche imburrate, insomma, tutte queste cose qua. Quindi abbiamo un Bilbo, ed è importante perché nel ciclo di questi quattro incontri Bilbo andrà a incontrare quattro personaggi diversi, vedremo un poco per volta, e si rapporterà in maniera differente a questi personaggi. Quindi un po' scopriremo un protagonista, un po' scopriremo anche tutta la storia dei personaggi e cosa c'è dietro i personaggi. Ora, certamente Bilbo all'inizio è il classico Hobbit, tranquillo, posato, che non vuole uscire di casa, che si trova gente in casa e non si fa tante domande, prepara da mangiare, prepara da bere, prepara il tè, molto umile e insomma ci sembra quasi più un bottegaio, che non quello che diventerà poi il coraggioso Hobbit, che diventerà poi nell'arco dell'avventura, ne vedremo tra poco. Comunque il personaggio che ci interessa di più adesso è proprio Thorin, che ci viene subito presentato come un nano estremamente importante, e addirittura ci viene detto questo nano estremamente importante non era altro che il grande Thorin Scudo di Quercia in persona. Cioè il narratore ce lo presenta come se fosse ovvio che noi conosciamo questo personaggio, perché è talmente importante, portato avanti come talmente importante, che il grande Thorin Scudo di Quercia in persona. Non si può sbagliare, è importantissimo. Quindi un nano molto importante, l'unico tra l'altro di cui ci viene dato un soprannome, Scudo di Quercia. Tutti gli altri nani ci viene dato un nome. E poco più, ecco. E se non qualche descrizione fisica sommaria, quella. Thorin era molto altero, ci viene detto, quindi un personaggio impettito, serio, importante, e la parola servizio, quando tutti gli altri nani, se noi avessimo tempo, o comunque se l'avete letto, o se avete tempo in futuro, di leggere con calma lo Hobbit, vedete che tutti i nani, quando entrano, al vostro servizio, al vostro servizio, al vostro, è quasi un inchinarsi continuo, per quanto poi il servizio è questo... è un po' nello humor inglese di Tolkien, è al contrario, al vostro servizio dicono i nani, ma poi è Bilbo che corre a portare da mangiare.
Tuttavia, l'unico nano che non dice a vostro servizio proprio per il suo rango, per cui non può mettersi al servizio di povero plebeo o borghese, come può essere rappresentato questo hobbit, la parola servizio non gli uscì affatto alla bocca. Un nano importante, tutto d'un petto, che al massimo nel momento in cui si trova poi tutte le scuse dell'hobbit, spia la sua cipiglia e dice: va bene, non importa. Non dice sei scusato, non importa. Quindi prende proprio le distanze in questo momento Thorin, no? Dà l'idea della suo essere altro, del suo essere estremamente importante. E lo sottolineo anche in questo fatto, tutti gli altri personaggi bevono chi il tè, chi la birra, eccetera, eccetera. Gli unici due che chiedono una bevanda diversa, forse addirittura più raffinata appunto, che è il vino, sono proprio Gandalf e Thorin. Mentre stiamo parlando di cibo, a parte che notavo che tra le altre cose, oltre ai pani spagnoli, c'era anche la pizza. Non so se sia una traduzione italiana che prevede la... Magari essere sinonimo di focaccia. Non lo so. Come traduttore, se in italiano se... Un poco dopo... Pizza. E pizza e formaggi, sì. Probabilmente adesso non ho... Quindi questa tavola di Tolkien prevedeva per nani e hobbit anche cibo tipicamente mediterraneo. A proposito di cibo, se qualcuno vuole gradisce, siamo nell'agriturismo, quindi se non sbaglio, se vuole, qualcuno mi ha chiesto prima se volete bere, mangiare qualcosa, fate un cenno a Carlo che è da qualche parte. No. Mi ha fatto un cenno! No! Smentisco tutto? No, smentisci solo la pappatoria, ma in realtà da bere si può. Da bere si può. Non si mangia ma si beve. Niente pan di Spagna e pizza, niente formaggio, pan di Spagna, solo birra, birra, aceti, insalata, birra, vino. Perfetto, è già una buona cosa. Aspetta, vuoi aggiungere qualcosa? Ma solo una curiosità che magari conoscono già tutti. Ho trovato come mai Thorin ha detto scudo di quercia. Io non lo sapevo. Durante una delle battaglie per andare a riconquistare Moria, perché Thorin è della stirpe di Durin, quindi legata alla città di Moria, durante una battaglia rimane senza scudo, perché gli viene rotto da un colpo nemico. E pur di continuare a combattere e a difendersi, con l'ascia rompe un ramo di quercia e la usa come scudo, sia per difendersi, sia per rispondere ai colpi nemici. Chiediamo anche la fonte, se è possibile, ho visto una faccia un po' in dubbio. È Appendici del Signore degli Anelli, però non lo so perché questa è... Va bene. Il professor Lombezzano annuisce il fondo, quindi... Io faccio, sento. Ok. Io sento. No, sulla fonte di questa spiegazione è... Ineccepibile. Ineccepibile. Ok. Ah, passiamo al secondo brano, che ce lo legge invece questa volta Manuel. Sì, non ci allontaniamo molto in realtà, siamo sempre nel primo capitolo, sempre a casa di Bilbo. I nani hanno finito tranquillamente il tè, hanno fatto anche cena, hanno cantato allegramente, se la sono cantata e danzata a lungo, e finalmente decidono di parlare, insomma, delle cose di cui è tempo di parlare. E allora io però riprenderei proprio al termine della canzone, che vi risparmio, ma che so che avremo ampiamente modo di ascoltare, anche cantata vivamente nell'Hobbit, perché il trailer ci ha dato questa un'anteprima musicale su cui, insomma, ognuno... Speriamo che non sia una cantice d'estate. Ecco, diciamo così. E io riprendo subito da qua, quindi terminata la canzone. Mentre cantavano, l'Hobbit sentì vibrare in sé l'amore per le belle cose fatte con le proprie mani, con abilità e magia, un amore fiero e geloso, il desiderio dei cuori dei nani. Allora, qualcosa che gli veniva dai Tuk si risvegliò in lui e desiderò di andare a vedere le grandi montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la spada al posto del bastone da passeggio. Guardò fuori dalla finestra. Le stelle erano apparse in un cielo buio al di sopra degli alberi. Pensò ai gioielli dei nani che scintillavano in caverne buie. Improvvisamente, nel bosco al di là dell'acqua, palpitò una fiamma, probabilmente qualcuno che accendeva un fuoco di legna,
ed egli pensò ai draghi predatori che venivano a installarsi sulla sua quieta collina e ad appiccare il fuoco dappertutto. Rabbrividì, e men che non si dica, era tornato ad essere il posato signor Baggins di casa Baggins, vicolo cieco sotto colle. Si alzò tremando. Aveva meno di una mezza idea di andare a prendere una lampada, e più di una mezza idea di fare solo finta e di andare invece a nascondersi in cantina, dietro i barili di birra, per non tornare più finché tutti i nani non se ne fossero andati. Improvvisamente si rese conto che la musica e il canto si erano interrotti e che tutti lo stavano guardando con occhi scintillanti nel buio. «Dove stai andando?» disse Thorin, con un tono che sembrava mostrare che aveva intuito entrambe le mezze idee dello Hobbit. «Che ne pensate di un po' di luce?» disse Bilbo in tono di scusa. «L'oscurità ci piace», dissero i nani. «Oscurità per affari oscuri. Mancano molte ore all'alba». «Ma certo», disse Bilbo, e si sedette in fretta. Mancò lo sgabello e si sedette sul parafuoco, urtando con gran fracasso la paletta e l'attizzatoio. «Shh», disse Gandalf, «che Thorin parli». E Thorin cominciò così. «Gandalf, nani e signor Baggins, ci siamo riuniti nella casa del nostro amico e compagno cospiratore, questo eccellentissimo e odercissimo Hobbit. Voglia il cielo che i fili dei suoi piedi non cadano mai. Lode grandissima al suo vino e alla sua birra». Qui fece una pausa per riprendere fiato e per l'educata replica dello Hobbit. Ma i complimenti erano del tutto sprecati col povero Bilbo Baggins, che boccheggiava tentando di protestare contro l'essere chiamato audace e peggio che mai compagno cospiratore, pur non riuscendo a produrre nessun suono, tanto era abbattuto. Così Thorin continuò. «Ci siamo riuniti per discutere i nostri piani, le soluzioni, i mezzi, le strategie e le risorse. Tra poco, prima che spunti l'alba, intraprenderemo il nostro lungo viaggio, un viaggio da cui qualcuno di noi, o forse nessuno di noi, eccetto il nostro amico e consigliere e ingegnoso stregone Gandalf, può anche non ritornare. È un momento solenne. Il nostro scopo, non credo di sbagliare, è ben noto a tutti noi. Per lo stimatissimo signor Baggins, e forse per uno o due dei nani più giovani, credo di non sbagliarmi se indico Kili e Fili, per esempio, può essere opportuna una sommaria e breve descrizione dello stato attuale delle cose». Questo era lo stile di Thorin. Era un nano importante. Se gli fosse stato permesso, con molta probabilità sarebbe andato avanti in questo modo fino a rimanere senza fiato, senza raccontare a nessuno dei presenti niente che non fosse già noto a tutti. Ma fu bruscamente interrotto. Il povero Bilbo non ce la fece più sopportare. Al «può anche non ritornare?» cominciò a sentire un grido salire dentro di lui e ben presto esso esplose con il fischio lacerante di una locomotiva che esce da un tunnel. Tutti i nani saltarono su picchiando sopra la tavola. Gandalf fece sprizzare una luce blu dall'estremità del suo magico bastone e nel suo vivido bagliore si poté vedere il povero piccolo Hobbit inginocchiato sul tappeto davanti al focolare, tremante come una gelatina che si sta squagliando. Poi cadde boccone sul pavimento e continuò a gridare «Fulminato! Fulminato!» e questo fu tutto quanto riuscirono a cavargli fuori da per un bel po'. Così lo presero e lo levarono di lì, posandolo sul divano del salotto con qualcosa da bere vicino e tornando ai loro affari oscuri. Allora, tutti i pensieri di Bilbo inizialmente sono suscitati dal canto dei nani. E per come erano entrati, letteralmente crollati in casa di Bilbo, io non mi sarei aspettata che riuscissero a produrre un canto, una musica e parole che avessero un così forte potere evocativo, tanto che nella mente di Bilbo, che pure non ha mai avuto esperienze di viaggi o avventure, si delineano proprio le cose che loro raccontano. E si vede Bilbo ancora di più rispetto a prima, diviso in due. Nel senso che quando i nani entrano, la parte Baggins lo costringe ad essere educato. E forse la parte Took ad essere più infastidito o libero, con la voglia di ritornare alla sua vita di prima, che non aveva sconvolgimenti o ingressi inaspettati. E qui lo stesso.
Bilbo, che è da padre Baggins e da madre Took, ha desiderio di vedere tutto ciò che si immagina nella sua mente e che le canzoni dei nani gli hanno descritto. E a volte mi viene quasi in mente un po' Sam, quando partendo con Frodo ha questo desiderio di vedere gli elfi o di avere incontri particolari di quali ha solo sentito parlare. Poi però basta un niente, per esempio una fiamma che vede nel buio o, vabbè, poi soprattutto le parole "si può anche non ritornare", per riportarlo alla realtà nella quale è, e quindi fargli dimenticare completamente la sua voglia di avventura e fargli desiderare che tutti i nani non fossero mai entrati in casa sua e di non avere neanche mai incontrato Gandalf. Bilbo qui è molto, molto semplice, nella sua semplicità non si sente di essere parte attiva in un'avventura, perché quando viene chiamato compagno cospiratore, amico, inizia veramente a concretizzarsi che questa non è solo una storia che sente raccontare, ma è effettivamente un'avventura che sarà chiamata a vivere. E qui si capisce che tra il sentire raccontare una storia e poi essere il protagonista c'è una bella differenza. Completamente diverso è Thorin, che è molto risoluto, ha un solo obiettivo, quello di riportarsi a casa, ritornare a casa e riprendersi il tesoro, e non sta a sentire nessuno. Anche quando poche righe dopo Gandalf proverà a parlare, a dire ma i pericoli forse arriveranno anche molto prima, lo interrompe bruscamente e non accetta consigli da nessuno. Bilbo è terribilmente fifone, ha paura di qualunque cosa, mentre Thorin sembra non avere paura di niente. In realtà, forse a favore di Bilbo si può dire che Thorin ha dalla sua parte la compagnia, l'esperienza e la pretesa che ciò che va a prendersi è già suo, perché di diritto di nascita il tesoro lo considera suo. E Bilbo non sa cosa rispondere, anche quando Thorin gli lascia la parola, un po' perché di fronte alla nobiltà e l'importanza del personaggio che è entrato così magicamente a casa sua, e un po' perché non si sente all'altezza ed è spaventato da quello che forse potrebbe succedergli, non è neanche in grado di controbattere. Mi è piaciuto molto un paragone, un parallelo che ho letto sul saggio che ha pubblicato delle edizioni Maria Titor Tiene Dintorni, il dibattito fra Wuming IV e Andrea Monda su Tolkien pensatore cattolico, nel quale Wuming IV pone a paragone la nobiltà di Thorin e quella di Aragorn, facendo vedere come le due situazioni siano completamente rovesciate, perché Thorin si presenta come tale, come nobile, sa di avere una famiglia nobile, di essere discendente di Durin e quindi di avere diritto di riconquistare quel trono e quel tesoro sotto la montagna. Prima si presenta come nobile, poi affronta la situazione. Invece per Aragorn è esattamente il contrario. È ramingo, prima si tira sulle maniche e risolve la situazione. Potrebbe quasi prendersi il trono semplicemente per le nobili azioni che ha fatto, e poi svela effettivamente di essere il legittimo erede. Io aggiungerei solo una cosa in coda a questo. In questo passaggio è interessante notare come ci sia una contrapposizione proprio forte e anche molto comica, sempre nello stile di questo humor inglese, che è molto più presente, devo dire, nell'Hobbit, un'opera leggera, se vogliamo, rispetto al Signore degli Anelli, tipico di Tolkien. Allora, c'è proprio, ci sono i due estremi, no? L'Hobbit fifonissimo, che al solo sentir parlare del fatto che può rischiarci la testa, al solo vedere una fiamma, va giù, sviene e riesce solo più a dire fulminato, e lo devono portare via. Dall'altro lato invece c'è Thorin, che
se la tira anche un po', no? Perché io sono nobile, io lo so, io posso, io sono coraggioso. E a parole Thorin si fa vedere sempre impettito. Nel momento dei fatti, come vedremo fra poco, nel momento dei fatti Thorin in realtà sarà molto meno di quello che è in questa sua presentazione. Vedremo che vai avanti tu dal drago, no? Non vado io, vai avanti tu. Sei arrivato qua, ti abbiamo provato fino a qua per andare avanti tu, non vado mica io, lo vedremo fra poco. Catturati dai ragni? Benissimo, chi è che ci salva? L'Hobbit. Non è il grande e glorioso Thorin scudo di quercia. Altre occasioni, bloccati dagli elfi in prigione, chi è che ci libera? Sempre l'Hobbit, non il grande, glorioso, valoroso Thorin scudo di quercia. C'è proprio un rovesciamento qua. Thorin, sapendo di essere nobile, si presenta come nobile, ma poi ad azioni di nobiltà ne lascia trasparire ben poca. Fa trasparire tutta la nobiltà dell'essere altero. Mi viene in mente Denethor, che fa trasparire tutta la sua nobiltà, tutto il suo potere, tutto quello che può fare a Minas Tirith. Benissimo, uno guarda le sue azioni e dice: di nobile non c'è nulla. L'Hobbit invece farà l'esatto contrario. Nulla di nobile? Benissimo. Però tutte le sue azioni lo porteranno a sembrare molto più nobile, molto più valoroso, molto più coraggioso di Thorin scudo di quercia. Tant'è che Gandalf, poche battute dopo, noi non l'abbiamo letto perché sennò sarebbe diventato troppo lungo, dice: questo, nonostante questi buffi attacchi che li avete visto prendere, è uno dei migliori, come un drago nella peste. No? Quindi, glorioso, potente. Per quanto poi Thorin subito ribatterà, ma a me sembra più un bottegaio che uno scassinatore. Quindi c'è da subito questo grandissimo contrasto che nell'arco della vicenda andrà a capovolgersi. Ed è quello che leggeremo tra poco, tra l'altro. Non so se tu vuoi dire qualcosa. Ero curiosito da Uomo in Quarto, che mi sembra il nome di un pianeta di guerre stellari, invece... Non so neanche se l'ho pronunciato il nome. Uming Quarto è, vabbè, uno pseudonimo. Questo già mi rincuoro un po', perché questo non si chiama veramente così. Fa parte di un collettivo di narratori, cioè sono 5, se non sbaglio, 6, che insieme scrivono libri. Lui in particolar modo, il quarto di questi narratori, è appassionato di Tolkien, quindi tiene diverse conferenze e... Ming con i vasi. Sì. Uguale. W-U Ming. Proprio come. Lo so, fa ridere. Perché però... esiste realmente, non è un pianeta alieno. Non è un pianeta alieno. Ma è anche italiano, no? Sì. È anche italiano. Tutta la vita. È assolutamente italiano. Non è qui presente. No, assolutamente. No, penso. C'è qualcuno che si chiama Ming Quarto? No, benissimo. Sì, la... ho visto. No, comunque ha scritto, no, in realtà vi invito, se avete modo, di leggere qualcuna delle sue conferenze che guardate per scritto, perché è un grandissimo, in realtà, insomma, sa argomentare, un grandissimo argomentatore, sa tirare l'argomentazione con una grande forza. Vabbè, basta, non annoierò. Abbiamo scoperto chi è questo personaggio, scudo di quercia e Uomo in Quarto. Sullo stesso piano. Adesso torniamo alla lettura, giusto? Terzo brano in programma. Perché saltiamo un po' di pagine, giusto? Allora, l'avventura è quasi finita, nel senso, apparentemente quasi finita. La compagnia e Bilbo sono giunti finalmente alla montagna desolata, a Erebor. E nonostante Bilbo abbia già dato modo di notare il suo coraggio e di dimostrare la sua prontezza, la sua adattabilità nelle diverse situazioni, Thorin sembra non essere ancora molto convinto. In questo caso particolare si discute su... Thorin molto gentilmente invita Bilbo ad entrare per primo nella montagna dalla famosa porta secondaria che indicava la mappa che Gandalf ha dato al legittimo proprietario Thorin. I nani rimasero a lungo nell'oscurità davanti alla porta a discutere, finché alla fine Thorin parlò. Ora
arrivato il momento per il nostro egregio signor Baggins, che si è dimostrato un buon compagno lungo tutto il nostro cammino e un hobbit pieno di coraggio e di risorse di gran lunga superiori alla sua taglia, e, se posso dirlo, dotato di una fortuna di gran lunga superiore a quella normale, ora è arrivato il momento per lui di adempiere il compito in grazia del quale egli è stato incluso nella nostra compagnia. Ora è arrivato il momento di guadagnarsi la sua ricompensa. Vi sarete certo abituati allo stile di Thorin nelle occasioni importanti, così vi risparmierò il resto, anche se egli andrà avanti ancora un bel pezzo. Quella era sicuramente un'occasione importante, ma Bilbo si spazientì. Ormai era abbastanza in confidenza con Thorin e sapeva che cosa stesse mirando. Se vuoi dire che pensi che il mio compito consista nell'entrare per primo nel passaggio segreto, o Thorin scudo di quercia, figlio di Traim, che la tua barba possa allungarsi sempre di più, e gli disse irosamente, dillo subito e facciamola finita. Potrei anche rifiutare. Vi ho già tirato fuori dei pasticci per ben due volte, cosa che non credo proprio fosse compresa nel patto iniziale, sicché mi sono già guadagnato una certa ricompensa, mi pare. Ma la terza volta è quella buona, come diceva mio padre. E per un motivo o per l'altro non credo che rifiuterò. Forse ho cominciato ad avere fiducia nella mia fortuna più di quanto non facesse ai vecchi tempi, egli intendeva prima di partire da casa, la scorsa primavera, ma sembrava secoli fa. Comunque penso che andrò a dare un'occhiatina subito per togliermi questo pensiero. Dunque, chi viene con me? Egli non si aspettava ancora di volontari, così non rimase deluso. Beh, vediamo quello che in parte ho portato avanti prima, no? Thorin di nuovo che si fa bello con tutto questo discorso, bene, è venuto il momento in grazia del quale tu sei venuto qui, vai e prendi il tesoro, perché stretto ai minimi termini Thorin vuol dire quello, e vediamo invece lo Hobbit che a questo punto, dopo 242 pagine di avventura insieme, ecco, si è un po' spazzettito, si è tirato su e gli dice Thorin, se vuoi che io vada dentro, dillo subito, non facciamo tanti giri di parole. Sappi però, e qua Bilbo lo sottolinea bene, che io vi sono andato per ben due volte, ed è proprio quello che sottolineavo prima, no? Nei momenti in cui c'è bisogno di coraggio, nei momenti in cui c'è bisogno di mostrare valore, Thorin vacillerà un po', almeno all'interno di questa nostra avventura. Poi in altri momenti, nelle grandi battaglie, e vedremo infatti che pronto a dar battaglia Thorin lo è subito, anche se sono 13 contro un esercito intero di uomini ed elfi, lui è pronto a dar battaglia, non c'è problema, anche subito. Assediateci, non entrerete mai. Ma al di fuori delle battaglie, Thorin, proprio forse in virtù della sua nobiltà, non è adattabile, non si adatta alle situazioni, quindi non riesce mai a cavarsi d'impaccio, mentre lo Hobbit, gli Hobbit in generale direi, molto più adattabili, nonostante sembri il contrario, no? Perché sedentari, perché se io non ho i miei 8 pasti al giorno non sono tranquillo, se non posso fumarmi la mia erba pipa fuori di casa, se non posso curarmi il mio giardino, non sto bene, se poi devo andare più di un chilometro lontano da casa già iniziano a venirmi le caudane, scusate il termine piemontese, ma invece Thorin, invece, quando è il momento, scusatemi, gli Hobbit si dimostrano più che adattabili a tutte le situazioni. E forse proprio per il fatto che sono più umili, più semplici, che non hanno bisogno di grandi cose, no? Mentre la nobiltà di Thorin lo porta ad aver bisogno di... Oh, il nemico si affronta in battaglia, non come gli elfi che mi beccano alle spalle, che sono pure affamato, bam, mi castagnano, mi rapiscono e non riesco più a liberarmi, perché più o meno non penso di svelare nulla. Se poi qualcuno non l'avesse letto, scusatemi lo spoiler, succederà questo a un certo punto della vicenda, no? Verranno catturati in maniera anche piuttosto ridicola, ecco, proprio perché affamati, spersi nella foresta e andranno a disturbare perché vedranno i banchetti degli elfi per chiedergli da mangiare e verranno invece castagnati, catturati. E questo dopo essere già sfuggiti alla piaga dei ragni, che per poco non li uccidevano, ragni giganti, parenti di quella Shelob che Frodo e Sam incontrano al passo di Kiri Tungol. Insomma, lo Hobbit si dimostra adattabile e coraggioso, di un coraggio particolare e buono. Vedremo che il coraggio di Thorin non è che non si possa definire buono, ma si possa definire in difetto. Manca di qualcosa il coraggio di Thorin e manca proprio forse dell'umiltà dello Hobbit. Sì,
mi è un po' venuto in mente quando Frodo chiede dove troverò il coraggio necessario e gli viene risposto lo troverai nei luoghi più impensati. In questo senso Bilbo trova veramente il coraggio nei luoghi più impensati, direi sia dentro di sé sia fuori, nel senso che riesce a trovare il modo di risolvere la situazione in base al momento e quindi ad adattarsi alla situazione e a capire che l'unico modo per uscirne è fare qualcosa, non stare a aspettare, a pensare a casa, aspettare lo stregone che arrivi. E nello stesso tempo anche dentro di sé, perché dimostra sia agli altri sia a se stesso dei lati del suo carattere che non sapeva assolutamente di avere. E nonostante tutto, per Thorin invece l'obiettivo è sempre solo il tesoro. Una curiosità sulla nobiltà di Thorin, no? E la differenza invece, mi sembra che gli Hobbit non facciano mai riferimento granché volentieri agli antenati, mentre i nani, anche poi nel Signore degli Anelli, sono sempre lì che Moria e che la Contra, insomma, che tirano in ballo questa, no, è una costante abbastanza diffusa, no? Questa cosa qua. Ritengono molto più importante questo diritto di nascita rispetto alle azioni, mentre gli Hobbit sono sempre concreti. Quando Bilbo cerca conferme per arrivare a dire che è qualcuno, deve cercare conferme anche dagli altri, cioè gli Hobbit hanno bisogno che qualcun altro dica loro sei stato bravo, ci sei riuscito, e Bilbo infatti quasi quasi dice si sentiva audace e fiero da tante lodi aveva ricevuto dei nani. Nonostante questo però gli Hobbit pensano comunque che ho lo stomaco vuoto, sarei stato più fiero se avessi avuto la pancia piena, e quindi pensano sempre a casa e a mangiare. Un altro modo che penso al quale Thorin voglia alludere, forse un po' per sminuire Bilbo, e che inizialmente dice anche Gandalf, se posso dirlo, dotato di una fortuna di gran lunga superiore a quella del normale. Anche Gandalf descrive Bilbo come fortunato, quindi sembra che il coraggio dimostrato da Bilbo, nonostante sia buono, sia quello canalizzato dalla parte positiva del coraggio, che aiuta gli altri, non pensa solo a se stesso, a guadagnare quello che per il quale è partito, perché Bilbo, tutto sommato, l'unico motivo che aveva per partire era guadagno. E Thorin cita questa fortuna. In realtà poi Gandalf alla fine si contraddice dicendo non credere che sia poi solo questa fortuna, quindi il reale pensiero di Gandalf verrà fuori. E anche perché tutto ciò che accade fa parte comunque di un disegno più grande, quindi anche la battaglia famosa dei cinque eserciti che si può leggere alla fine si rivelerà importantissima, perché le armate di Sauron, grazie alla vittoria dalla parte del bene in questa battaglia, non potranno andare a conquistare i reami degli elfi come Lorien o Gran Burrone. Io rispondo solo ancora un attimo alla domanda che hai fatto tu, Patrizio, aggiungendo un pezzettino, no? Perché i nani vanno sempre a cercare così tanto la loro nobiltà nelle stirpe del passato? Beh, forse probabilmente questo risiede anche nel fatto che sono figli di un dio minore, per dirla diversamente. Gli elfi e gli uomini sono primogeniti e secondogeniti di quello che chi ha un po' di pelo sullo stomaco si legge al Silmarillion, di quello che nel Silmarillion è citato come vedo gente che si fa segno della croce. Quelli che siamo qui sicuramente almeno un paio di volte il Silmarillion, prima e dopo i passi, no? Certo. Vabbè, comunque dicevo, quello che è il Dio, l'unico Dio che crea poi tutte le altre potenze angeliche che a loro volta lavorano sulla terra di mezzo, e i Lúvatar, e i primogeniti, i secondogeniti, elfi e uomini, sono figli di Lúvatar. I nani, come dicevo, figli di un Dio minore, nel senso che li fabbricherà Aule, che è questa potenza angelica legata a un Dio fabbro, potremmo dirla così, no? Li fabbricherà Aule, e poi insomma in un quadretto quasi familiare di papà che riprende il bambino che ha fatto una cosa cattiva, alla fine Ilúvatar darà il suo benestare alla presenza di queste entità. E inoltre secondo me riprendono così tanto la loro nobiltà perché
altri nani che abbiano fatto grandi belle figure non se ne trovano tanti. A me viene in mente nel ciclo dei figli di Urin un altro nano famoso che è il nano Nim, che in realtà fa una figura bruttissima perché tenta sempre di tradire Turin Turambar ogni due secondi, no? Insomma, non fanno una grande bella figura. Diciamo che gli unici due che prendono una certa rinomanza sono proprio Thorin Scudo di Quercia e Gimli, figlio di Gloin, che è uno dei 13 nani che si trova qua, sono mischiato. Questo mi sembra forse un'altra motivazione. Quindi siamo al quarto brano. Quarto brano, quindi andiamo già verso la fine? Sì, intravediamo la fine perché su questo brano ci sono le scintille. Abbiamo messo. Allora facciamo scintille. Allora, siamo al termine della battaglia dei cinque eserciti. Ecco, se vi piacciono le grandi battaglie epiche, non vi consiglio di leggere l'Hobbit. Nel senso che ce n'è una striminzita al fondo. In realtà anche il Signore degli Anelli non sono particolarmente lunghe. A me viene in mente la riduzione cinematografica di Peter Jackson, nasce a circa 45 minuti nel secondo film delle Due Torri alla battaglia del Fosso di Helm, che il Signore degli Anelli è liquidato in 5 pagine. Però vabbè, ognuno, d'altra parte, non potevano pensare di tenere le persone sedute 3 ore a vedere solo gente che parla, non è detto, ci sono dei film terribili che fanno anche questo. Comunque, dicevo, non viene in mente film blu, film bianco e film rosso, infatti. Perché? Toccarmi questi capolavori. No, bellissimi, però un po'. Scusate la divagazione. Torniamo al nostro hobby. Al termine della battaglia dei cinque eserciti, in realtà c'è una premessa da fare. Bilbo tenta di evitare una battaglia già prima, nel senso che Thorin, Scudo di Quercia, su 13 nani, finalmente riconquistata la montagna solitaria, si arroccano dentro e tanti saluti. Gli uomini del lago, che abitavano lì vicino, avendo sconfitto loro in realtà il drago, vanno là e gli dicono caccia il del tesoro adesso, cioè abbiamo ucciso noi il drago, ci dai una parte del tesoro. Gli elfi dal bosco arrivano e anche loro ci mettono del loro a dire sei tornato, ma così torni, cos'è? E Thorin dice no, questa è terra mia, il tesoro è mio di diritto, via tutti quanti, perché in poche righe questo succede. Allora Bilbo tenta di far ragionare Thorin non vuole ragionare, alla fine per far ragionare Thorin Bilbo decide di prendere la sua 14ª parte del tesoro, quella che gli spettava, e prende il gioiello più bello che è l'archepietra. Questo gioiello che Thorin avrebbe dato in cambio per riaverlo, avrebbe dato la propria vita. Lo prende, lo porta agli uomini e al momento di trattare di nuovo Thorin si arrabbia. Si arrabbia, insulta l'Hobbit pesantemente, figlio di ratto, insulta anche Gandalf, che è un eufemismo, figlio di ratto, sì. No, non gli dice proprio figlio di ratto, figlio di cane, figlio di ratto, insomma gli dice un po' di tutti i colori. Alla fine però riescono ad accordarsi, sì va bene, ridatemi l'archepietra, tu te ne vai, dice l'Hobbit, vai pure, ridatemi l'archepietra, perché se no ti riduco il poltiglio, e dice che io posso mai più vederti, dice il cambio d'archepietra e rimandano alle trattative, no? Nel mentre però cosa fa Thorin? Come dicevo prima, Thorin nel momento in cui si tratta finalmente armati uno assediato e l'altro assediante è pronto finalmente a tirare fuori il suo valore, in senso negativo però, perché a questo punto si combatte tra virgolette tra persone che dovrebbero essere dallo stesso lato, cosa fa? Manda subito veloce a chiamare suo cugino che già si stava avvicinando dicendogli di sbrigarsi con l'armata dei nani perché è il momento della battaglia che si avvicina. Quindi in realtà, insomma, anche qua Thorin non fa una bella figura. La battaglia, dicevo, si svolge, si conclude con esito positivo, vincono, alla fine si troveranno schierati dallo stesso lato nani, uomini, elfi, aquile, perché le aquile arrivano sempre a salvare un po' la situazione in extremis. Ci sarà presente anche Gandalf e anche Bilbo, che in realtà rimarrà tramortito, poi è nascosto un po' lontano dalla battaglia. Dall'altro lato invece ci saranno lupi, i classici mannari quelli dell'immaginario di Tolkien, non mi parlate di Twilight per piacere, dicevo i mannari quelli dell'immaginario di Tolkien, dall'altro lato gli orchi, cioè insieme ai mannari gli orchi. Questa battaglia enorme,
vinta, appunto, dicevo, dal lato dei buoni, tra virgolette, quindi uomini e fenani, ma con molte ferite e molte perdite. Tra cui, grazie a... Scusate, ho dimenticato un personaggio importantissimo che è presente, che è Beorn, che è intervenendo, questo uomo orso intervenendo, presuntivo. Ma non dirò altro perché lascerò il piacere poi il 22 aprile, giusto, al nostro attore moderatore di divertirsi su questo tema. Quindi seguiteci dal vivo o poi in seguito sulla web TV. Allora, leggerei, ho scoppiato fin qua. L'Hobbit fa per entrare nella tenda, in una tenda dopo la battaglia, accompagnato da Gandalf, che gli dice che c'è qualcuno che lo vuole vedere. Il primo a parlare è proprio Gandalf. Salute a te, Thorin, egli disse entrando, te l'ho portato. A terra giaceva Thorin scudo di quercia, ferito di molte ferite, l'armatura infranta e l'ascia intaccata posata al suo fianco. Levò gli occhi quando Bilbo gli venne vicino. Addio, buon ladro, egli disse. Io vado ora nelle sale di attesa a sedermi accanto ai miei padri, finché il mondo non sia rinnovato. Poiché ora l'oro e l'argento abbandono e mi reco laddove essi non hanno valore, desidero separarmi da te in amicizia e ritrattare quello che ho detto e fatto alla porta. Bilbo piegò un ginocchio a terra pieno di dolore. Addio, re sotto la montagna, egli disse. Amare è stata la nostra avventura se doveva finire così, e nemmeno una montagna d'oro può essere un adeguato compenso. Tuttavia sono felice di aver condiviso i tuoi pericoli. Questo è stato più di quanto un Baggins possa meritare. No, disse Thorin. In te c'è più di quanto tu non sappia, figlio dell'Occidente cortese. Coraggio e saggezza in giusta misura mischiati. Se un maggior numero di noi stimasse cibo, allegria e canzoni al di sopra dei tesori d'oro, questo sarebbe un mondo più lieto. Ma triste o lieto che sia, ora debbo lasciarlo. Addio. Allora Bilbo si allontanò e se ne andò in disparte, tutto solo. Si sedette avvolto in una coperta e, lo crediate o no, pianse finché i suoi occhi non furono rossi e roca la voce. Aveva un cuore gentile e dovette passare molto tempo prima che avesse voglia di scherzare di nuovo. È stata proprio una grazia, egli disse alla fine tra sé e sé, che mi sia svegliato al momento giusto. Vorrei che Thorin fosse vivo, ma sono felice che ci siamo separati d'amore e d'accordo. Sei un pazzo, Bilbo Baggins, e hai combinato un bel pasticcio con quella faccenda della pietra, e c'è stata una battaglia nonostante tutti i tuoi sforzi per ottenere pace e tranquillità, anche se di questo non ti si può certo far colpa. Alla fine, soltanto alla fine, direi che si vede la nobiltà di Thorin, quando è davanti alla morte e il tesoro non ha più nessun valore, si rende veramente conto che non si può portare dietro il tesoro. Allora si pente di tutto ciò che ha detto e comprende anche di più Bilbo, comprende di più se stesso, comprende di più cosa significhi essere re e anche tutto ciò che gli amici hanno fatto per lui. Una riflessione bellissima di Thorin è quella sul coraggio. Finalmente capisce che cosa sia il vero coraggio, non la sua follia, perché a un certo punto Thorin perde il lume della ragione volendo dar battaglia in 13 contro più di un esercito, e il suo coraggio sembra solo trascinare a morire i suoi amici. È pronto a morire e a far morire altre persone senza speranza di vittoria. E finalmente invece capisce che il vero coraggio è mescolato alla saggezza, e quindi non è più la sua folle voglia di tenersi il tesoro e addirittura mancare di nuovo alla parola data
perché stava tentando di non dare più il 14° che aspettava a Bilbo a uomini e elfi, ma vedere se con l'aiuto del cugino poteva tenersi proprio tutta la parte del tesoro. E Bilbo, nella sua semplicità, forse sembra che si senta un po' in colpa, anche se il suo tradimento, tra virgolette, è stato a fin di bene, ringrazia, cioè vede proprio come una grazia il fatto di aver potuto chiarire la situazione con Thorin, perché Bilbo ha finalmente capito dal suo piccolissimo mondo nel quale non entrava nessuno, gelosissimo anche dei piatti, gelosissimo della sedia, della sua poltrona, finalmente ha capito cosa significa la parola noi, cosa significa avere amici e condividere avventure. Addirittura il momento più lieto è quando rivede Gandalf, che quando ha visto la prima volta sperava, non vedeva l'ora che se ne andasse, sperava che si dimenticasse dell'appuntamento dato così, tanto per educazione, per il tè del giorno dopo. E quindi tiene all'amicizia con Thorin, nonostante tutto, e ringrazia di essersi risvegliato dopo la pietra che aveva colpito la testa, nonostante l'invisibilità che gli aveva dato l'anello. E quindi, nonostante la tristezza, comunque è in pace anche Bilbo, perché sa che ancora una volta ha avuto come la conferma di aver fatto la cosa giusta, e quindi si dice a se stesso, anche se di questo non ti si può certo far colpa. Un bellissimo parallelo era stato fatto da Manuel durante una delle puntate di Radio Brea su questa morte di Thorin e la morte di Boromir. Ma magari lo facciamo fra... Mi pare prima che tu gli avessi rimbalzato, sì, però un parallelismo... un parallelo con la morte di Boromir. Ah sì, parlavamo della morte di Thorin, abbiamo visto... Abbiamo delle grosse, ecco, torniamo là che c'è la birra. No, qua non c'è purtroppo, ma come direbbe. Sì. Dicevo, la morte di Thorin è, direi in realtà, come diciamo prima, Tolkien è un gran copione anche da se stesso alle volte, perché la morte di Boromir, se uno la legge di fianco alla morte di Thorin, può dire cambiamo i nomi, perché c'è la stessa roba in gioco. Ci viene parlato di Boromir, infatti, proprio nel momento della morte ci viene detto che lo si trova. Vediamo Thorin, ferito da molte ferite, e Boromir colpito da molte frecce. Vediamo Thorin, l'armatura infranta e la scia intaccata posta al suo fianco, l'elmo spaccato in due giaceva al suo fianco, invece Boromir. Cioè, ci sembra di leggere la stessa roba. Se poi andiamo a leggere le parole di scusa, non sono uguali, sono ben diverse, però c'è una certa assonanza che, insomma... Immagino che chi è qua, il Signore degli Anelli, l'abbia in mente, quantomeno il film, spererei il libro, ecco. Però non oso mai sperare troppo, quindi non vado a sottolineare oltre la morte di Boromir. Però propongo questo è quello di bandire il film da queste sera. Mi piacerebbe, ma non è il mio potere. E, il moderatore sì. Questo parallelismo ci fa proiettare in un'ottica che è questa, il coraggio nel mondo di Tolkien, no? E qua è uno zoccolo duro, perché di personaggi coraggiosi nel mondo di Tolkien ne troviamo che escono dal cilindro praticamente, perché ogni 2x3 c'è un personaggio che fa un'azione gloriosa, magari umilmente, magari non umilmente, magari gloriandosene, però comunque c'è sempre qualcuno che fa qualcosa, magari alle volte anche avventato, ecco, diremmo noi, però sicuramente tutti si muovono. Ecco, si può dire che ci sia un coraggio che Tolkien tende a definire più buono, cioè più positivo, con un dato positivo, e un coraggio che Tolkien invece consideri errato. Lo possiamo vedere in realtà facendo un quadro rapidissimo di tante sue opere. Vediamo subito. Il coraggio di questi due personaggi: hanno combattuto in battaglia, feriti da molte ferite, quindi siamo nell'ideale nordico della morte buona in battaglia, gloriosa. Thorin addirittura dice vado a sedermi nelle sale di attesa di fianco ai miei padri, quindi proprio tutto l'ideale nordico qua trasuda, però in realtà questi due personaggi non ci sono presentati come positivi. In questo cambio finale sì, quasi una conversione in punto di morte, cambio finale, però in tutto questo prima
Loro mi era sempre il personaggio dubbio, che non sappiamo mai. Ma da che parte sta? Prenderà l'anello? Non lo prenderà? Aiuterà la compagnia? Non lo aiuterà? Vuole portarlo a Gondor? Non vuole portarlo a Gondor? Cosa vuol fare? Si ascolta il padre, non ascolta il padre. Dall'altro lato abbiamo Thorin. Non fa mai nulla di buono, abbiamo visto prima, non è vero, non fa mai nulla di buono, però cioè, trova sempre modo di fare la cosa errata in una certa misura. E l'unica cosa che vede è la sua avidità, la sua voglia di riavere le sue cose, per carità, però nella pienezza. E con una certa appunto avidità, cupidigia. Quindi non ci sono presentati come positivi, in realtà il modo in cui muoiono può essere un po' il loro riscatto. Può essere visto come tale, e questo ci fa entrare appieno nell'ideale nordico. D'altra parte, però, chi sono i coraggiosi per eccellenza che in realtà salvano il mondo? Sono i piccoli hobbit che zitti zitti si muovono, vanno, fanno e arrivano fino a distruggere l'anello. Con tutto un intervento del caso, della fortuna, della provvidenza, di questo, quale dei tre termini si possa usare in questo caso, non. Non discuteremo qui perché sennò ci vorrebbe un'altra ora e mezza e dubito che voi siate. vedo delle facce stanche, quindi lascerei perdere. E d'altra parte c'è un coraggio assolutamente negativo che è proprio di quelli che usano coraggio per se stessi. Nel Signore degli Anelli e nell'Hobbit chi usa coraggio per se stessi è bollato in maniera negativa, e lo possiamo vedere anche semplicemente andando ad un commento che Tolkien aveva fatto. Voi sapete, Tolkien era un professore di filologia, fece un commento ad un brano che è La Battaglia di Maldon, dove definì il protagonista della Battaglia di Maldon, che cosa ha fatto questo personaggio fondamentalmente, capo di una spedizione, siamo già in epoca cristiana, quindi uno che lotta col nome di Dio sulla bocca tra virgolette per respingere i nemici che invece sono pagani. Cosa fa? Sono tutti lì, stanno vincendo i cristiani, perché i nemici devono passare su uno stretto passaggio lungo il fiume e non riescono a passare, e quindi stanno vincendo i cristiani. I nemici gli dicono: se sei un uomo d'onore, facci passare il fiume e combattiamo da pari a pari. Questo cosa fa? Ovviamente da uomo coraggioso d'onore, tira le mie in barca, gli fa indietreggiare il suo esercito in modo che gli altri possano passare, e se ne prendono tantissime perché muoiono tutti, lui compreso. Quindi, qua, nel commento che Tolkien dà di questo personaggio, ci sottolinea subito il fatto che questo tipo di coraggio, anche portato avanti col nome di Dio sulla bocca, visto che diciamo che Tolkien comunque riconosce, non solo dice di essere cattolico, ma riconosce che anche nella sua opera c'è una certa dose di cattolicità e di cristianità, un tipo di coraggio di questo genere è errato. Tolkien lo bolla come sbagliato. E allora cosa hanno in più gli eroi coraggiosi di Tolkien? Ci verrebbe da dire, in maniera immediata, beh certo, l'ideale cristiano, no? Allora lo fanno per salvare il mondo, sì e no. C'è qualcosa di diverso, anche perché l'ideale cristiano mi verrebbe da dire no, contando che Tolkien tutta questa roba qua la pensa in un periodo, cioè, voi sapete, Tolkien scrive tutte queste cose per creare idealmente alla sua Inghilterra un insieme di miti, di leggende che non aveva prima, quindi pone tutto questo in un'epoca mitica molto prima di un avvento, molto prima di una venuta di Cristo sulla Terra. Quindi non possiamo definire l'eroe tolkieniano un eroe cristiano. È il coraggio buono, così come Tolkien lo definisce, un coraggio cristiano. Sbaglieremmo. Si può, non c'è Gesù Cristo tutto questo, non c'è un messaggio di Gesù Cristo in tutto questo. E allora, qual è la differenza? La differenza è che proprio per la mancanza del messaggio di Gesù Cristo questi eroi si muovono in un mondo senza speranza. Tante volte ci viene ricordato, no? Soprattutto Signore degli Anelli, non c'è più speranza, andiamo incontro alla morte, cioè non siamo senza speranza, troverai la speranza, tutto così, no? Eppure però abbiamo una speranza di finire in te così. Sì. eppure, io ho finito praticamente, eppure la differenza... Certo, è vero.
Era per drammatizzare un po', mi viene la tristezza. No, eppure qual è la differenza? Proprio per questo possono essere definiti degli eroi con questo coraggio positivo. Perché si sacrificano non per se stessi, ma per il bene comune. E perché sanno sacrificarsi senza speranza, senza certezza di vittoria, anzi, con la certezza di sconfitta e senza certezza di un dopo. Non c'è una promessa di un al di là, a parte per gli elfi, dove la situazione è diversa, e per i nani, per gli uomini e per gli hobbit, non c'è una promessa di un al di là. O se c'è, è molto vaga, molto lontana, non c'è nessuno che lo dimostri. E allora, questi eroi tolkieniani, questo coraggio positivo tolkieniano, può essere definito il coraggio del, secondo me, pagano, perché non c'è Gesù Cristo in questo, virtuoso. O del cristiano senza messaggio, o senza speranza. Che cristiano senza speranza mi sembra un simbolo, però è per rendere l'idea. Cioè, questo eroe che col suo coraggio, per salvare gli altri, per salvare la comunità, si fa in quattro, ma senza speranza, in realtà, senza una speranza vera di vittoria. Per questo sapevo che sarebbe piaciuto, spero. No, perché l'idea di fondo effettivamente è che nel Signore degli Anelli, e Tolkien stesso ci tiene a sottolineare in alcune lettere, l'ha epurato molto, toglie tutti i riferimenti direttamente cristiani, non li vuole lì in mezzo, per quanto poi ammetta d'altra parte che ci siano, e sarebbe anche da ciechi non vederli. Però d'altro lato ci sono tantissimi altri riferimenti. E volevo fare questo assalto finale sul coraggio, sull'eroe, per definire bene la figura di Thorin, che possiamo comunque alla fine definire nobile in senso buono e coraggioso in senso buono. Nella battaglia finale non, sì, lo fa per difendere se stesso, i suoi domini, ma alla fine interviene e provvidenzialmente, potremmo dire, salva appunto la Terra di Mezzo in piccola parte da un attacco ben mirato di Sauron. Questo lo si saprà poi solo molto dopo, per chi leggerà le appendici, per chi ha lo stomaco con quattro dita di pelo sullo stomaco e leggerà le appendici, saprà un po' meno che Silmarillion, una storia della Terra di Mezzo, però saprà come sono andate bene queste cose. Però è proprio l'idea che Thorin quindi viene riscattato, perché alla fine il suo sacrificio è per salvare tutti ed è senza speranza comunque. E c'è questa conversione in più in punto di morte, no? Questo amico mio, mi sono reso conto che tutto quello per cui ho combattuto nella vita, per cui io ho passato tutta la vita per tentare di riconquistare, tutto sommato, adesso che sono qua alla fine della vita, a cosa mi serve? Allora preferisco lasciarmi in pace con te. E questo per me è più importante. Basta. Ho stancato fin troppo l'uditorio. Vabbè, ci vuoi salutare? Vuoi dire qualcosa? Io ho una domanda, prima abbiamo poi partito, cioè, detto qualcosa qua, ma probabilmente non tutti hanno sentito che avevo promesso a lei. E nell'ultimo brano abbiamo sentito che Thorin, a questo punto lo pronunciamo così, lo pronunciamo giusto, dice che insomma andrà nelle aule, no, dell'attesa, no, in attesa appunto del rinnovamento del mondo, no? E allora la domanda era se per i nani qual era la fine dei nani, no? Cioè, c'era una sorta, diciamo, di scatologia, un apocalisse finale, un paradiso dei nani, oppure no? Questo punto mi ha un po' lasciato perplessa, nel senso che le parole io vado ora nelle sale di attesa a sedermi accanto a mio padre finché il mondo non sia rinnovato, per quello che ho letto nel Silmarillion mi insinuano quasi il dubbio che i nani possano tornare. In realtà nel Silmarillion questo non viene detto e quindi non riesco a capire se probabilmente mi mancano dei pezzi della History of Middle-earth sicuramente. Non so come Tolkien, cioè che cosa esattamente voglia dire con questa attesa, nel senso... Allora, beh, secondo me ci sono due cose di fondo. Da un lato il fatto che quando scrive questo libro Tolkien
ha in mente qualcosa del Silmarillion, lo sta ancora costruendo in buona parte. Del Silmarillion, comunque di questa storia che sta dietro, la sta ancora costruendo. E secondo me questo rinnovamento che aspettano è quello tipico del mondo nordico, il Ragnarok, la fine del mondo per cui poi tutto viene ricreato. E dall'altro lato, secondo me molto semplicemente questo, nella mente di Tolkien si delinea questo, dall'altro lato i nani ritornano nelle stanze, brutto a dire così, vorrei dire aule, ma poi c'è un bisticcio, nelle stanze di Aule, che è questo dio, questo dio, scusatemi, dell'immaginario tolkieniano di cui vi parlavo prima, dove attendono in realtà, perché loro stanno lì, mentre per gli elfi si sa che la loro vita è legata ad Arda, cioè al mondo, e quindi finché il mondo non finirà, gli elfi in qualche modo potranno ritornare, non si capisce bene se c'è una specie di reincarnazione, comunque non è ben definito, ma comunque anche loro vanno nelle terre imperiture e lì restano. Per i nani penso che sia qualcosa di simile, torneranno vicino ad Aule, non è specificato effettivamente, Tolkien non dà una sottolineatura, però lo lascia intendere secondo me all'inizio quando parla della loro creazione. E in questo passaggio molto più banalmente secondo me è ancora in mente l'idea del mito nordico. Più una cosa quindi formale, queste parole, più che effettivamente concreto. Un formula di congedo quasi. Forse, sì, no, ecco, no, sì. No. Viene l'unica risposta che mi viene. Direi, prima di concludere magari se c'è qualche domanda o qualche intervento. Non lo saremo bene a rispondere. No? In modo da così interagire un po' e poi dopo così chiudiamo nell'arco di 10 minuti. Cosa ci dicono la regia? Sì? No, la regia però che ci dice di chiudere entro 10 minuti. 9 minuti c'è la regia. Marco. Potrei sempre fare qualche domandina. Sì. Magari dopo. Marco? Innanzitutto faccio una premessa, porto il contributo dell'ignoranza. Che questa sera è presente, no, poi ci sono gli amici di Borgone che sono ancora più da Giaveno. Quindi porto il contributo dell'ignoranza, la competenza l'abbiamo già sentita, no? Ma anche l'ignoranza ha un valore metodologico, no? Perché forse consente di fare delle domande più immediate. Mi è parso di capire una cosa, quindi volevo chiedere una conferma se questa cosa qui che è arbitraria oppure è vera, no? Mi pare che ci sia, a proposito della nobiltà, un'idea astratta e disincantata che viene in qualche modo respinta, e invece ci sia una qualche redenzione dell'interesse, perché chi persegue un disegno particolare riesce comunque ad essere eroe. Vorrei trovare un motivo di speranza per il limite umano, non è che voglio fare un arbitrio, ma da quello che avete detto voi mi pare che non ci sia una sconfessione, cioè uno può fare la storia anche perseguendo un obiettivo particolare, no? Cioè, voglio cercare un tesoro, però poi combatto una battaglia decisiva, mio malgrado. Quindi si può essere eroi malgrado se stessi, no? Cioè, se ho capito bene, se c'è questo messaggio qui. Per quanto riguarda un disegno generale delle battaglie, degli avvenimenti, direi di sì. Cioè, che ogni singola azione fa parte comunque di un disegno. E quindi anche chi magari per un interesse non proprio nobile, però è stato, perché fondamentalmente il protagonista Thorin è stato, non dico sfruttato, però Gandalf è andato a Brea e ha raggiunto Thorin sapendo che i nani avevano sempre dentro questa voglia di riprendersi la loro montagna, per poi andare a creare quella situazione della battaglia dei 5 eserciti che in un certo senso salva, cioè, i reali degli elfi. Gandalf Kissinger più o meno, è un realista politico. No, sì, io non vorrei esagerare, però penso... Sfrutta i malumori presenti, li metti insieme. Forse c'è qualcosa... Una visione strategica questa. Maurizio, scusami, volevo solo aggiungere una cosa. Io penso che Gandalf faccia un po' da mediatore. Sì, forse tra Iluvatar e Ruiluvatar e poi il mondo di Arda. Sì, beh, sì, comunque tra i Valar, tra queste potenze, tra
partenze angeliche e il mondo poi della terra di mezzo, no? Più banalmente. C'è questo sicuramente. Dall'altro lato Gandalf è il grande, non so, il grande motivatore, lo chiamerei, perché va in giro e dai, fai questo, su, e lo spinge fuori dalla porta, e un altro, dai, fai questo, e poi va nei consigli a dire no, bisognerebbe fare, è il grande motivatore. No? E poi a caso, perché coglie sempre la particolarità della persona. Sì, diciamo che ha un disegno, lui ha già un predisegno, ce l'ha già lui, infatti, ogni volta che parla per enigmi, perché lui saprà già alcuni... No, è un po' la voce incarnata quasi del dio. No, è una domanda che mi nasce. Allora, sicuramente è un messaggero. Ha questa figura di messaggero. Angelo, arcangelo. Potremmo definirlo così. Io non guardo Ormezzano in questo momento. Sono pronto a uccidere anche me. No, assolutamente. Scherzi a parte. Anche questo fa parte di un disegno. Noi l'abbiamo portato qui. Questo Tolkien, un desiderio profondo. Grazie. Lo stesso Tolkien riconosce la figura dell'angelo. Quindi non è scappato in aria. Riconosce assolutamente la figura del... Comunque il messaggero a Gandalf. Io dice Angelos... l'angelo vero mi rifarei ad alcune presenze angeliche veterotestamentarie, Smangelov, Samvison, Savi e così via, che sono in qualche modo i propositori agli uomini della volontà di Dio o di Dio. Lo stesso Raffaele alla fine è un tessitore, non sono tanto l'angelo inteso come l'angelo custode, ma sono le presenze angeliche di alto rango che precursori di chi poi insegnerà la via portano sulla retta via. Quindi ci sarebbe da parlare più o meno fino a... Mostrano la strada. Quindi un principio di speranza c'è però. Ma allora, e Gandalf proprio questo. Rinquadro anche se la sua veste è quella di messa, e di nuovo qui ci sarebbero da fare molti ragionamenti, perché di nuovo, e qui Tolkien è strettamente cristiano, sì. Al massimo livello, la giusta via non è quella mostrata dall'oro, dalle ricchezze, ma dalla semplicità. Se voi pensate a quel certo Francesco che era vestito, di che colore è vestito? Del colore più insulso, meno regale e meno evidente possibile, il grigio. Quando è che qualcosa proprio non ci dice niente? Quando è grigio. Gandalf il grigio. Esatto. E quindi qui c'è una volontà ben precisa di Tolkien nel dare determinati appellativi, anche se poi i cattivelli dicono sì, però nell'Edda Gandalf è già citato anche lui, e anche lì c'è quella leggerissima, perché è un lupo, è un elfo ma è un lupo tessitore di intrighi, e quindi siccome Tolkien gioca a ragion veduta con le parole, come spesso accade, userei dire quasi sempre, ci mostra tutto, ma poi ci butta anche così alla fine il punto interrogativo, forse per farci pensare. Margine di... Beh, mi permetto di rispondere, di raccogliere un po' tutte le cose e di farne una matassa unica, se si può. Allora, Gandalf, a questo punto mi permetto di dire sì ampiamente, come messaggero della divinità, ok? Che viene e ha un testa, può essere definita la voce della divinità? Ni, non è in contatto diretto e continuo, non è Gesù Cristo, che è Dio e quindi in un qualche modo conosce appieno la volontà che c'è al di là. È un messaggero incarnato, sicuramente, quindi
con tutte, soggetto a tutte le caratteristiche di decadenza, di morte, di dolore fisico, di stanchezza, di fatica, ma comunque un messaggero che non ha in mente il disegno pieno, può intuirlo, ne sa qualcosa, ecco, ne sa un po' più degli altri. Infatti l'unico che ha qualche bagliore di speranza è proprio lui, che qua e là tira fuori il termine speranza in maniera positiva. Vi invito, se avete modo, soprattutto se ne avete una versione ebook, andate a cercare il termine speranza e troverete che l'unico che lo usa in senso positivo nel Signore degli Anelli è proprio Gandalf. E tutti gli altri sono sempre sul non c'è speranza, la speranza ha abbandonato queste terre, e qui e lì e su e giù, insomma. E dall'altro lato, però, non c'è ancora il dato della speranza vera e propria, non c'è il dato di Gesù Cristo. Quindi si può parlare di speranza? Sì, in piccolissima misura, però, in una misura molto 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 lieve, e solo per assurdo per alcune categorie, quelle che sono tranquille. Gli elfi sono legati a questa terra, finché c'è questo mondo ci sono, sono tranquilli, non hanno problemi. I nani, bene o male, sembrano essere tranquilli, e gli altri? Sono uomini dotati della morte terrena, che non si sa che fine facciano. Quindi da un lato c'è questo, e dall'altro lato Gandalf tesse un po' questa serie anche di intrighi alle volte, no? Perché non fa sapere magari le cose a uno, le fa sapere all'altro per far funzionare tutta la macchina, ed è il grande motivatore, proprio all'interno di un disegno provvidenziale. Un disegno provvidenziale però che, non dimentichiamoci, è un disegno che non viene conosciuto da Gandalf per intero. Ed è un disegno provvidenziale che si muove sempre solo, e questo vale per la provvidenza in generale, sempre solo tramite le mosse degli uomini, tramite le manovre che gli esseri viventi fanno. Se io sto fermo, ci penserà Dio. Infatti Gandalf è proprio quello che corre per la terra di mezzo a raccogliere tutte le informazioni possibili, in questo caso il suo terrore è che Sauron si allei col drago, e quindi, però non è la prima volta che corre per la terra di mezzo a cercare di capire che cosa sta succedendo. Direi anche che determina gli avvenimenti, cioè il segno che lascia davanti alla porta per far ritrovare i nani, perché voleva proprio che andassero da Bilbo. Altra cosa, io notavo sui tre libri che ad esempio l'unica volta che Gandalf fa una cosa che lui non voleva fare contro la sua volontà, andare a Moria, poi è vero che abbatte il suo nemico, però viene cade. Però e poi ha un passaggio e da... È proprio questo, se Gandalf non fosse caduto e non fosse diventato il bianco, come sarebbero andate le cose diversamente? No, aspettate, è la classica domanda. E se Ponzio Pilato non se ne lavava le mani, su questo non moriva in croce? È la classica domanda per dire, se la provvidenza non avesse agito così, in quel caso... Ma dico, solitamente lui... Io lo vedevo più come servo della provvidenza, in quel caso non è stata la provvidenza che ha fatto sì che lui prendesse una strada che non voleva prendere, cioè per me c'è quel nesso lì, poi non so, il mio personale. C'è un gioco provvidenziale, e come dicevo prima, Gandalf non ne conosce tutte le conseguenze, lui stesso dice a un certo punto, io stesso non conosco tutte le conseguenze, non conosco tutto quello che ha da venire. Quindi secondo me anche lui sapeva molto, sapeva qualcosa di più, e... fa un po' lui il gioco della provvidenza spingendo le persone, però la provvidenza agisce alle volte anche su lui, e questo è fondamentale. Quindi l'idea di fondo è che comunque l'importante perché la provvidenza abbia gioco e si possa muovere è che le persone facciano quello, che cioè si adoperino per raggiungere l'obiettivo. Dopodiché ci sarà un gioco provvidenziale di fondo. Vabbè, adesso io sono uscito un po' fuori dai termini, sono arrivato un po' più sulla vita reale, però comunque lo stesso vale all'interno dell'opera tolkieniana, che si muove in questo ambito qua. Sì, io sono, faccio il moderatore, modero, e allora il mio orologio dice che sono le 22:50, quindi abbiamo sforato un po'. Tra l'altro, chi volesse approfondire Gandalf su www.sentieritolkieniani.net ci sono le conferenze degli anni passati, e alcune conferenze erano dedicate proprio alla figura di Gandalf, quindi eventualmente si possono rivedere. E ringraziamo
Manuel, Elisabetta per questa, per i contributi che ci hanno dato, Carlo per l'ospitalità veramente in questo posto, secondo me è azzeccatissimo, proprio l'antro giusto per trovarsi e fare queste chiacchierate. E ricordiamo che il prossimo appuntamento è il 1° aprile, e non è uno scherzo, non è uno scherzo. Il 1° aprile parleremo di Gollum, cioè sarà sempre un Bilbo che racconta, Bilbo racconta Gollum, enigmi nell'oscurità. E i nostri ospiti saranno? Paolo Bunisano. Paolo Bunisano, basta uno in questo caso. Abbiamo quindi Bunisano, 1° aprile, non è uno scherzo, ci ritroviamo qui, stessa ora, stesso posto. Quando la conferenza sarà sistemata la metteremo online, e a questo punto buonanotte a tutti presenti, ai telespettatori, è tutta la settimana che mi fa questa cosa. No, per piacere.